come ogni settimana videobook versione estiva, chiudiamo con lo Shani Disco Beach. Andiamo a trovare Mauro Pacciani e tutti gli amici, lo splendido staff dello Shani Disco Beach di Bibione Pineda. Siamo domenica, la domenica latina, dove vi ricordiamo che domenica 1 agosto ci sarà un grandissimo evento. Parliamo di DJ Marco Lenisa, che presenta il ritmo caraibico dalle 17 in poi, animazione in spiaggia, dalle 20 la cena e l'ingresso alla serata. Concerto e spettacolo con il concerto dei Croma Latina, Shani Disco Beach, ricordandovi che ogni domenica si balla ai ritmi caraibici e poi si balla con la musica hip hop all'esterno insieme a Iva Medini e insieme a DJ Morning. Questa è la domenica dello Shani, la domenica latina, vi ricordiamo ancora, domenica 1 agosto Shani Disco Beach presenta il concerto dei Croma Latina. Andiamo con la musica! Ricordandovi che lo Shani Disco Beach è aperto 7 sere su 7, quindi ogni sera potrete scegliere il vostro ritmo, la vostra serata, ma soprattutto il vostro divertimento estivo. Bibione Pineda, Shani Disco Beach. Segue come ogni settimana l'avventura qui allo Shani di Bibione Pineda. Questa settimana vi facciamo vedere la serata latinoamericana. Siamo insieme ad Henry e a Barbara. So che Henry provieni da una scuola molto prestigiosa di ballo latinoamericano di Trieste e di Udine, giusto? Sì, sì, abbiamo due sedi, una a Trieste e una a Udine. Siamo da 15 anni circa, diciamo, in attività assieme alla mia socia. Diciamo che fino a dopo 15 anni è sempre in bomba, sempre in salita, ecco. Allora, senti una cosa, come funziona la serata della domenica sera qui allo Shani? Allo Shani, poi normalmente ci troviamo presto, facciamo un aperitivo, normalmente si propone anche qualche stage, qualche corso full immersion, così per stuzzicare le persone, facciamo una grande cena insieme e dopodiché tutto in pista. Tutto in pista. Barbara, è vero che nel corso di queste serate la gente non viene solamente per ballare, ma anche per imparare, per approcciarsi al latinoamericano? Assolutamente, come ha detto Henry, si può iniziare presto anche con cose molto divertenti come i balli di gruppo alle 6, poi come stasera ad esempio c'è stato uno stage in preserata di cha 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 e varie cose proprio per approcciarsi al mondo latinoamericano, al mondo del ballo caraibico in particolare. In particolare, la gente arriva sempre di più nel corso degli anni, si avvicina sempre di più, insomma, ai balli caraibici. Sì, sì, c'è un continuo, da 15 anni a questa parte, c'è sempre molto interesse. Bene. In coppia, nella musica latina. Nella musica latina. Parliamo sempre dello Shani. Sì. La domenica notte, abbiamo visto che, come hai detto tu anche prima, avete iniziato pian pianino con la cena, dopodiché si comincia a ballare, si va avanti fino a notte fonda, ma mi sembra che con le musiche caraibiche tante persone vengono anche per incontrarsi, è vero? Assolutamente, io penso che sia il grande successo della musica latinoamericana, anche il ballo, perché poi è una musica che porta a socializzare. Certo. Ecco, qualcuno magari si vergogna di approcciare una persona solo così a primo impatto con la musica, la scusante per avvicinarsi, offrire un ballo e poi magari da lì, poi qua vicino alla spiaggia, ragazzi, non so io. Meglio di così, dici? Meglio di così non si può. Quali sono le varie sfaccettature del ballo caraibico? Nel senso, tu mi parlavi di cha cha cha, quante discipline ci sono? Allora, dividiamo intanto la parte quella che è chiamata salsa, poi abbiamo il merengue e la bachata. Poi all'interno del ballo salsa abbiamo varie sfaccettature, vengono chiamati stili di ballo. Certo. A seconda
dell'origine, si chiama salsa cubana, lo stile che si balla a Cuba, lo stile di Porto Rico, lo stile appunto dell'isola di Porto Rico. Poi ci sono gli stili cosiddetti americani, New York style di New York e lo stile Los Angeles, appunto di Los Angeles. Comunque principalmente salsa, merengue, bachata e poi adesso che va molto di moda anche proprio nei paesi latinoamericani, il reggaeton assolutamente, che è chiamato anche il pop latino. Certo. Si approcciano di più a questo tipo di ballo, uomini o donne? Ma io penso che l'uomo va dove c'è la donna, quindi normalmente inizia la donna e noi andiamo dietro, se i geni ci chiamano là, ecco. Certo. Per cui io penso che la donna si avvicina prima e convince poi l'uomo a ballare, se non noi andiamo là dove c'è sono le belle donne. Ecco. Benissimo, salutiamo tutti gli amici dello Sciani e invitiamoli ovviamente ogni domenica a venire domenica, qui. Perfetto, ogni domenica siamo qua, ci sono anche diverse scuole. La serata aperta a tutti, la musica è mista per tutti gli stili, come spiegava poc'anzi Barbara, non c'è solo la cubana, la portoricana, qua la serata è mista e anche se non sai ballare, comunque l'ambiente ti porta a divertirti, a prescindere poi che tu abbia fatto un ballo in scuola o no, ecco. Certo. La musica ti porta a questo. Vai Barbara. Vi aspettiamo tutti, venite sempre numerosi allo Sciani e soprattutto ballate, 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 tanta salsa, tanto merengue, tanta baciata. Grazie ragazzi, buon lavoro. Double D, me and us, what's more when we leave some dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed, that's a